Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nuova diretta ad oggetto i nuovi concorsi pubblici e le tecniche per superare al meglio gli esami. Io mi presento per chi non mi conoscesse, sono Maria Rosaria Starace, sono una collaboratrice, della scuola. Allora, vi do qualche minutino di tempo per poter, entrare nella diretta. Vi ricordo che siamo in diretta live sia dalla pagina Facebook Centro Studi Piero Calamandrei sia dalla pagina Instagram Centro Studi Piero Calamandrei. E che oggi, naturalmente, come tutte le nostre dirette infrasettimanali, parleremo dei nuovi concorsi pubblici. Sono stati pubblicati degli importanti concorsi pubblici a grande numero e anche dei concorsi che da poco sono scaduti. Sono le giornate principali per il concorso tanto atteso per ufficio del processo. Si terranno le prove sia oggi sia domani. Diamo un in bocca al lupo a tutti i nostri studenti che con noi hanno preparato il concorso. Speriamo che sia stato semplice. Vi saluto tutti, vedo che ne siete in tanti e vi chiedo la cortesia di commentare la diretta e di farmi sapere se si sente e si vede bene sia dalla pagina Facebook sia dalla pagina Instagram. Ciao Fabiana, buon pomeriggio, grazie, grazie per il commento. Ok, quindi si vede e si sente bene. Ok, io vi do solo qualche minutino in modo tale che poi possiamo procedere al meglio. Ok, benissimo. Allora, vi vedo che ne siete in tanti. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ho capito che si vede e si sente bene. Grazie per i commenti. Allora, diciamo in questa prima parte, della diretta, io mi occuperò di fornirvi tutte quelle che sono le informazioni in merito alle nuove, diciamo, ai nuovi appuntamenti della sede e ragazzi, mi dicono che non siamo in diretta su Instagram. Datemi contezza che anche da Instagram si vede e si vede bene. Ok, allora, eccoci qua. Per quanto riguarda gli appuntamenti di questa settimana, ora passerò alla rassegna di tutti gli eventi che sono pubblici e gratuiti a cui potete partecipare, come sta avvenendo ora. Grazie Valerie75 perché mi ha confermato che si vede e sente bene su Instagram. Su Facebook mi date conferma qualcun altro oltre Fabiana in modo tale che posso procedere? Scusateci di questi continui, diciamo, di queste continue conferme da parte nostra, però abbiamo problemi di linea, quindi per questo. Come vi dicevo, avremo una settimana abbastanza piena, ci sono degli eventi gratuiti a cui teniamo molto e per cui vi chiediamo di partecipare dalle nostre pagine Facebook e Instagram.
perché verranno annunciati proprio i nostri nuovi corsi e verranno anche presentati i nuovi docenti che ne faranno parte. Per chiunque abbia necessità di avere maggiori informazioni in merito ai nostri corsi, vi informiamo che siamo sempre operativi e rispondiamo sempre o alle vostre mail che ci potete mandare dalla pagina, dalla nostra mail centrostudipierocalamandrei@gmail.com o in alternativa al nostro numero WhatsApp solo per messaggistica che è il seguente 377-312-6342. Risponderemo prontamente a tutti i vostri messaggi. Io, diciamo, come vi avevo anticipato, in questa settimana avremo venerdì una giornata per così dire piena, perché alle ore 9 terremo la diretta, diciamo, privata per il solo corso di magistratura. Con una nuova importante lezione. Chiunque voglia partecipare, basta che ci invia una mail a centrostudipierocalamandrei@gmail.com e potrà decidere di seguirla sia in presenza sia in diretta live, oppure appunto venendo proprio in sede. Noi ci troviamo a Napoli al centro direzionale. In alternativa, c'è anche un appuntamento il pomeriggio molto importante relativo al corso per esame di avvocato, all'open day per il corso esame avvocato e tirocinio obbligatorio scuola forense. Noi siamo convenzionati come scuola alla scuola Foro Europeo, che è una scuola forense accreditata da CNF, che garantisce dei semestri obbligatori di scuola forense. Che cosa significa? Significa che a seguito della riforma Cartabia, a partire dal 2 aprile 2022, ad oggi per poter, diciamo, partecipare all'esame di avvocato è necessario non soltanto, diciamo, avere un dominus e seguire una pratica forense e avere, diciamo, delle presenze in udienza, ma al tempo stesso partecipare a dei semestri obbligatori, quindi a delle lezioni obbligatorie tenute dalle scuole forensi. Per mezzo del contratto di partnership con la nostra scuola, Foro Europeo organizza questi semestri con delle lezioni che si terranno presso la nostra sede. Noi ci troviamo a Napoli al centro direzionale. Ricordiamo che c'è un numero minimo di presenze da effettuare e che le persone interessate devono partecipare obbligatoriamente in presenza. Il vantaggio di Foro Europeo è che le lezioni sono accorpate in soli 6 incontri, un incontro al mese. E che diciamo, è accreditato a tutti i CoA di tutta Italia, per cui in realtà questo può essere molto utile per chi, per esempio, non, anche per chi non è della Campania, ma comunque mira ad avere questa attestazione. Naturalmente, per maggiori informazioni, contattateci in privato, vi daremo tutte le informazioni al riguardo. C'è ancora possibilità di iscriversi. Venerdì 7 giugno a partire dalle ore 14 terremo una prima lezione pubblica e gratuita che sarà fruibile sia in presenza venendo in sede sia in diretta live partecipando alla nostra diretta dalla pagina Facebook Centro Studi Piero Calamandrei a partire dalle ore 14 sia dalla pagina Instagram Centro Studi Piero Calamandrei. Alla diretta terremo una lezione relativa al diritto civile e alla procedura civile con l'avvocato Caruso e l'avvocato Rocco, che ringrazio sempre della loro squisita presenza sia online sia in sede. Allora, vi vedo che vi state collegando. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Simona, buon pomeriggio Marianna, buon pomeriggio Filomena. Anche su Instagram mi siete di più. Detto questo, diciamo, questo riguarda questa settimana, poi ci sono degli eventi pubblici che riguardano invece diciamo, tutto il mese di giugno.
Avremo, diciamo, sabato 15 giugno l'open day relativo al concorso per magistratura a partire dalle ore 10 con una prima lezione. Vi ricordo che sono stati aperti nuovamente i termini per poter presentare la domanda. Il termine scadeva sabato 1 giugno a mezzogiorno. È stata data questa opportunità in più. È il primo anno che assistiamo a una scelta anomala da parte del legislatore, perché abbiamo avuto due concorsi quest'anno per il concorso di magistratura, uno con le prove che si sono tenute a gennaio-febbraio, e adesso abbiamo un nuovo bando con le prove che probabilmente si terranno con tutta probabilità a settembre-ottobre. Quindi è un periodo propizio per la magistratura ordinaria. Ed è un concorso accessibile con la sola laurea in giurisprudenza. Grande novità, perché fino a poco tempo fa, per poter diventare, prima della riforma Cartabia, per poter diventare magistrati ordinari era necessario o conseguire il titolo presso le SSPL o essere già avvocati. Quindi ovviamente c'era bisogno poi, per chi aveva, diciamo, aveva una laurea superiore al punteggio di 105, anche far effettuare un tirocinio obbligatorio. Ora tutto questo non c'è più. Ora, la sola laurea in giurisprudenza permette l'accesso a questa carriera. Noi prepariamo gli studenti da 2 anni, abbiamo un corso apposito, terremo la prossima lezione proprio venerdì a partire dalle ore 9. È un corso con delle lezioni frontali che poi possono essere eseguite anche in presenza, in diretta live o in differita, perché vengono videoregistrate, quindi rimangono a voi. È un corso dove si scrive moltissimo. Vi viene data una possibilità di una traccia a settimana che poi può essere corretta individualmente. All'open day avremo modo di capire meglio come è strutturato il corso e avrete modo anche di conoscere i docenti della scuola. Ci saranno anche delle testimonianze relative a giovani magistrati che grazie alla nostra scuola hanno superato questo concorso e vi potrete anche confrontare con queste giovani autorità. Vi ricordo infine l'ultimo appuntamento del 22 giugno sui nuovi concorsi pubblici in uscita, il concorso per il Ministero dell'Interno e il concorso per l'Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni, se volete partecipare in sede oppure volete partecipare online, contattateci al nostro numero WhatsApp per la sola messaggistica 377-312-6342 o alla nostra mail centrostudi.pierocalamandrei@gmail.com. Io non vi rubo altro tempo, lascio la parola all'avvocato Alessio Savarese per questa splendida lezione. Eccoci qua. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Io sono di ritorno direttamente da Roma per la lezione di oggi. Come sempre ci tenevo a prendere parte a questo appuntamento che oramai è diventata una routine della nostra scuola e tra l'altro nelle ultime lezioni abbiamo avuto un picco di ascolti quasi sui 100 studenti e passa, considerate che sul concorso ufficio del processo questa lezione è stata molto importante perché abbiamo dato veramente tante ma tante informazioni ai nostri studenti. Innanzitutto invito i collaboratori del team a diffondere la diretta, ma allo stesso tempo a prendere parte nelle postazioni di WhatsApp e Facebook. Perché? Perché quali sono le novità delle nostre dirette? Le novità delle nostre dirette sono che a partire da tutte le lezioni che stiamo facendo da quasi 2 o 3 mesi a questa parte, chi ci segue ha la possibilità di interagire direttamente con noi. In che modo? In tanti modi differenti. Il primo è come state facendo ora. Vedo tanti studenti collegati, vedo
su Facebook Fabiana Caruso, Simona Ruocco, Marianna Cipullo, Filomena Savarese che saluto, Daniela Brizzi, Andrea De Felice e su Instagram Giuli541, Franky5, Sara Costa 94, Anna Cara, Luca Martucci, quindi vi saluto e oggi parleremo di nuovi concorsi interessanti che sono stati pubblicati. In particolare ce ne soffermeremo su tre: Ministero dell'Interno, Agenzia delle Entrate e poi anche il concorso in magistratura. Sicuramente la dottoressa Starace vi ha annunciato quelli che sono gli avvisi più importanti della settimana. Simona, dai un supporto alla dottoressa Starace in modo tale che puoi dare una mano a lei oppure procedi nelle tue attività. Buonasera nel frattempo anche a Lucrezia Elisabeth. E nel frattempo che la affluenza dei nostri studenti pian piano entra nell'aula, io vi ricordo l'appuntamento, solo questo che è molto importante, di venerdì. Anzi, facciamo anche una storia su questa cosa. Venerdì, lo ripetiamo perché è importante, venerdì 7 giugno, ore 14, ci sarà l'Open Day esame avvocato con la Scuola Forense del Foro Europeo, dove parleremo del nuovo corso esame avvocato, ma soprattutto delle tante novità, tra cui anche le simulazioni per il corso dell'anno prossimo. Quindi collegatevi in tanti perché sarà importante. Buonasera anche a Lucrezia Elisabeth. E allora, quindi tra i tanti appuntamenti che ci sono, sicuramente questo è uno dei più importanti. Nel frattempo vedo un po' di studenti collegati. Chi ha interesse a collegarsi e a fare domande, basta che lo scrivete nei commenti, ma soprattutto vi dico una cosa molto importante, perché, anzi, due cose importanti. La prima, seguite i nostri canali social. Allora voi mi chiederete come facciamo a seguire i canali social della scuola? Buonasera, Giulia Pal 3. Potete seguirli in questo modo: o mettete mi piace alla pagina che oggi si chiama Centro Studi Piero Calamandrei, la nostra pagina Facebook. Finalmente ci siamo riusciti. Ringraziamo anche la dottoressa Zocchi, che come sempre si interessa di curare le nostre estetiche social, mettiamola così. Poi c'è la pagina Instagram. Basta mettere segui, Centro Studi Calamandrei. Poi c'è il canale YouTube, Centro Studi Piero Calamandrei. Andate a vedere su YouTube tutte le nostre lezioni, i nostri approfondimenti. E infine, oltre a questo, abbiamo anche il canale TikTok che si chiama Centro Studi Piero Calamandrei. Oltre a tutti questi canali, vi invito anche a seguire il nostro sito che è www.centrostudipierocalamandrei.it. Detto questo, altro aspetto molto importante legato alla nostra scuola è la possibilità di poter interagire direttamente con quello che è il nostro staff. In che modo? Vedo che la dottoressa Starace l'ha scritto nei commenti, scriviamolo anche nella diretta Facebook. Se in questo momento c'è qualcuno che da casa o da qualsiasi altro posto del mondo vuole interagire con noi, lo può fare al numero WhatsApp che è 377-312-6342. Buonasera anche a Antonio Musciacchio, a Garris Grace 06, a Trichillo, Trillico, Emanuele, buonasera, vedo che state iniziando a entrare in tanti. Quindi in questo momento noi stiamo parlando, mo parleremo del concorso Ministero dell'Interno, parleremo del concorso Agenzia delle Entrate. E ora mi vorrete fare delle domande, me le potete fare proprio perché abbiamo la possibilità di parlarne insieme. Tra l'altro, uno dei concorsi di prossima uscita sicuramente sarà il concorso di magistratura tributaria, che è stato molto richiesto soprattutto da tanti studenti. Buonasera Paola Pititto. Quindi,
potete contattarci sui nostri canali social, quindi mentre io sto facendo lezione, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande lo potrà fare. Ma qual è l'altro aspetto importante nel contattarci? Buonasera Mary Russo 08, è quello di poter ricevere del materiale gratis. Perché voi dovete sapere che ogni volta che noi teniamo una lezione della scuola, diamo del materiale gratuito per prepararvi nei concorsi pubblici. Qual è questo materiale? Sicuramente sono le dispense che noi diamo, ma anche le banche dati. Banche dati giuridiche dove troverete tutte le leggi e quindi potete ricevere questo materiale gratuito e le simulazioni. Pensate, abbiamo creato uno spazio di 56 simulazioni dedicate a tutti i quiz nei concorsi pubblici che potete ricevere gratis. E allora come fare? Basta che nei commenti scrivete la vostra email e noi vi invieremo batteria di quiz, banche dati e dispense che vi serviranno a studiare nel migliore dei modi. Oppure contattate direttamente il numero WhatsApp 377-312-6342. Quindi avete la possibilità e l'opportunità in questo caso di poter ricevere questo materiale gratuitamente. Lasciamo un minutino di pausa per dare la possibilità a tutti voi di scrivere le vostre mail, come ha fatto Claudia Lia, in modo tale che noi vi possiamo mandare tutto questo materiale gratis. Quindi sia su Facebook che sia su Instagram aspettiamo queste email. Quindi basta che la scrivete nei commenti, come ha fatto Claudia Lia. Chi ci scrive le mail, noi procediamo a inviare questo materiale gratuito. E allora, non siate timidi. Così in modo tale ricevete, soprattutto ora che parleremo di questi nuovi concorsi, sicuramente le dispense, la banca dati, ma anche le simulazioni vi serviranno tantissimo. Solo Claudia ha lasciato le mail? Non c'è qualcun altro che lascia le mail oltre a Claudia? Buonasera anche a Why Not Staria. Allora, se non ci sono mail, io direi di entrare nel vivo della lezione di oggi, perché noi oggi dobbiamo parlare di un po' di concorsi importanti e interessanti. Tra l'altro, vi invito sempre poi a usufruire anche un po' di quelle che sono le nostre promozioni e le nostre attività, perché oltre a studiare, cioè oltre a prepararvi per i concorsi, quindi a darvi noi del materiale, vi consigliamo sempre di utilizzare i testi di preparazione con i quali siamo convenzionati. Per esempio, ufficio del processo eravamo convenzionati con la Simone, invece con tutti gli altri, per tutti gli altri corsi noi consigliamo sempre l'uso spassionato di quelli che sono praticamente i compendi. Quindi i compendi sono molto importanti e vi consentiranno appunto di prepararvi per gli esami nel migliore dei modi. Buonasera Simona, buonasera Martina. E quindi riprendiamo la lezione di oggi. Per quanto riguarda i concorsi, ho perso anche il filo, per quanto riguarda i concorsi in uscita, che sono stati pubblicati questa settimana, sicuramente dobbiamo parlare del concorso dell'Agenzia delle Entrate. In realtà il concorso dell'Agenzia delle Entrate è stato già pubblicato, quindi questa settimana noi lo ripetiamo. Perché però ve lo diciamo? Perché ancora deve scadere. Il concorso è scadenza il 14 giugno del 2024. Come requisito non c'è nessun limite di età. La procedura in questo caso è articolata in due prove, in una prova scritta e in una prova orale. Tra l'altro questo concorso ha a oggetto 82 risorse, quindi 82 funzionari. E vi invito anche, perché molto spesso io leggo questo opuscolo che mi viene preparato dai miei validissimi collaboratori, che vi consente la possibilità di essere aggiornati su tutti quelli che sono i concorsi in uscita e i concorsi in entrata. Però per chi lo volesse ricevere, come ha fatto Claudia, scrivete la vostra mail e noi procederemo a inviarvi tutto, anche questo opuscolo con tutti i concorsi, in modo tale che sarete in grado
nel fare domande e ricevere il materiale necessario. E su questo ci siamo. Poi, altro concorso interessante, sicuramente il concorso ASL Napoli 3 Sud, che è un concorso in questo caso che riguarda la città di Torre del Greco. I posti sono 15 di assistenti amministrativi. Spegniamo un po' leggermente i condizionatori perché mi sto uccidendo, per favore. Scadenza della domanda, in questo caso il 20 giugno del 2024. Buonasera Francesco Ambrosio. Non c'è nessun limite di età, in questo caso la valutazione complessiva nelle due prove non è inferiore ai 90, quindi le domande di partecipazione devono essere presentate sul portale INPA. La partecipazione concorsuale in questo caso comporta il versamento della quota di 50 euro. Quali sono i titoli di studio richiesti per partecipare al concorso ASL? Sicuramente tra il titolo di studio c'è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Anche qui le prove sono tre: c'è una prova scritta, c'è una prova pratica e c'è una prova orale. Altro concorso interessante è il concorso di segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Scadenza della domanda 27 giugno del 2024. In questo caso il titolo di studio è il diploma di laurea triennale. Poi c'è una prova preselettiva che sono 100 quesiti a risposta multipla, di cui due prove scritte, una prova orale e una prova tecnica. Poi c'è il concorso Regione, guarda caso, Emilia-Romagna, 41 funzionari amministrativi, in questo caso la scadenza è il 19 giugno del 2024, titolo di studio, diploma di scuola di secondo grado. In questo caso c'è sia una prova scritta che una prova orale. E fin qui ci siamo. Mi sono invece trattenuto in disparte. Allora, innanzitutto iniziamo a vedere se ci sono delle domande su questi concorsi. Io vi ricordo sempre che quando io parlo di questi concorsi il mercoledì, è anche per avvisarvi che noi comunque facciamo una preparazione su tutti questi concorsi che vi diciamo, una preparazione che può essere effettuata con più modalità. La modalità online, come sta avvenendo in questo momento, abbiamo quasi 20 persone collegate tra Instagram e Facebook. La modalità in differita, cioè la possibilità di rivedere la lezione in maniera limitata, e infine c'è la modalità in presenza. Quindi chi vuole ha la possibilità di venire in sede sia nella lezione che tengo io, ma generalmente nelle lezioni del sabato, e può fare domande e seguirle dal vivo. Proprio quando io vi parlo di questi corsi, buonasera Danna Piscopo, quando io vi parlo di questi corsi che sono stati banditi, tra l'altro vi dirò anche quelli che stanno per essere usciti, che dovranno uscire, tra cui magistratura tributaria, INPS, INAIL, quindi ne parleremo a breve. Vi stavo dicendo che quando lasciamo un po' aperta anche la porta perché la connessione, grazie, non è delle migliori. Quindi vi dicevo, quando io vi indico i nuovi concorsi, qualcuno mi chiede, ma io posso iniziarmi già a preparare per il concorso? O devo aspettare che il bando venga pubblicato? O devo aspettare la data delle prove? E la mia risposta è assolutamente sì. Tanto diamo il benvenuto anche a PacoCast17 e a Chiara LM. Perché è importante prepararsi subito e non aspettare addirittura anche la pubblicazione del bando? Perché quando poi verrà pubblicato il bando, chi si è preparato prima ha un vantaggio rispetto agli altri. Sicuramente avrà meno ansia nel preparare le prove e nello studiare. Non avrà quello stress fisico e mentale di dover chiudersi in casa e preparare tutto insieme, ma soprattutto avrà quella tranquillità che gli consentirà di organizzare lo studio nel migliore dei modi. E allora voi mi direte, e come possiamo fare per poter studiare un bando che ancora deve essere pubblicato o un bando che è appena stato pubblicato dove non sappiamo le date delle prove d'esame? Beh, sicuramente noi che cosa facciamo da anni dal Centro Studi Calamandrei?
andiamo a attivarvi delle piattaforme personali sulle quali già troverete gli argomenti suddivisi per materia del concorso e soprattutto quelle che sono le domande più frequenti. Noi addirittura a queste lezioni mettiamo anche delle batterie di quiz e delle dispense che vi servono proprio a prepararvi. Buonasera anche a Pierfrancesco e Adeline. Quindi sotto questo punto di vista, uno degli aspetti, anche a Teresa Russo, vedo che state entrando in tanti. Quindi ora mi direte, avvocato, ma allora come facciamo? Per esempio, mi ha parlato del concorso Agenzia delle Entrate, o del concorso INPS, o del concorso Magistrato Tributario. Io voglio iscrivermi già da ora. Voglio iniziare a studiare. Che faccio? Innanzitutto ci contatti, che è la prima cosa fondamentale. E per contattarci, l'abbiamo detto più volte, potete o scriverci nei nostri canali social o scrivere al messaggio 377 al numero WhatsApp, mandare un messaggio 377-312-6342. Il numero che troverete nei commenti, oppure il numero della sede, chiamarci. Ma perché addirittura venite in sede, venite a trovarci? Quante volte io dico ai nostri studenti: venite il sabato alle lezioni a fare lezione con noi, vi fermate, ci conoscete, ci parliamo, ci confrontiamo, sappiamo qual è la vostra storia, perché a volte sembra una cosa scontata, ma a noi interessa la storia dei nostri studenti. A noi interessa capire qual è il vostro percorso e soprattutto quali sono i vostri obiettivi futuri. Perché avete scelto la strada dei concorsi pubblici? E allora, proprio per questa ragione, quando uno studente mi dice posso prepararmi, io rispondo sì e dico contattaci, innanzitutto capisci quale concorso vuoi preparare, poi in base al concorso la prima cosa che la scuola fa, ti attiva una piattaforma personale. Quindi questo vorrà dire che non devi aspettare la data del bando, non devi aspettare la data delle prove, inizi a studiare sin da subito. E allora qualcuno mi domanda, ok, ma io studio su delle lezioni che si trovano su una piattaforma, con delle batterie di quiz e delle dispense, e se volessi avere un confronto con un docente, lo posso avere? Assolutamente sì. Perché oltre a questi servizi, la scuola vi offre un tutor che potete contattare per qualsiasi delucidazione. E allora immaginate che vantaggio voi avete a potervi preparare prima ancora che il bando venga pubblicato. E allora, a tal proposito, prima di entrare in uno dei concorsi che è stato più richiesto, che è il concorso Ministero dell'Interno e anche Agenzia delle Entrate, tra l'altro segnate questa data, molto importante, che è il 22 giugno, sabato 22 giugno, ore 10. Noi faremo proprio un open day sia per il concorso Ministero dell'Interno, open day concorso Agenzia delle Entrate. E addirittura uscirà un altro concorso, anche in quello a caso faremo sia open day che prima lezione. Quindi vi aspetto in tanti, prenotatevi. Per prenotarvi lasciate sempre le vostre mail, che vi faremo arrivare tutte le informazioni dettagliate. E poi, oltre a questo, altro aspetto che vi stavo dicendo, molto ma molto importante, è quello legato poi alla preparazione che noi facciamo anche dei concorsi futuri. Quindi, quando io vi stavo dicendo prima, vi attiviamo la piattaforma e vi diamo la possibilità di avere un tutor sin da subito con il quale prepararvi. Io mi riferisco anche ai prossimi concorsi pubblici, come il concorso di magistratura tributaria, come il concorso INPS, come il concorso INAIL, il concorso Regione Campania, DSGA. Sono tutti concorsi dove già sin da subito potete prepararvi. E tra l'altro, chi si iscrive prima riceve anche uno sconto. Noi facciamo uno sconto di 400 euro a chi si iscrive prima ai nostri corsi. Quindi ne approfitterei. Intanto diamo il benvenuto anche a Fia Schivrinna e a Teresa Russo 78. Ricordo sempre, chi ci scrive nei commenti, le mail o scontatta il nostro numero WhatsApp ha la possibilità di ricevere del materiale gratuito direttamente a casa. Quindi aspettiamo giusto un minuto per chi non ha scritto le mail, lo dico anche agli studenti che
di Instagram e poi procediamo a parlare del concorso Ministero dell'Interno e anche funzionario Agenzia delle Entrate. Su magistratura tributaria, ve lo anticipo già, si sa è già qualcosa di questo concorso. Per esempio, mi farebbe piacere, visto che abbiamo quasi 20 studenti collegati, sapere stesso da voi che ci state seguendo da casa, io dico da casa, ma con la giornata di oggi qualcuno anche da mare, quali sono i concorsi che a voi interessano? Scrivetelo nei commenti. Quali sono gli argomenti che ritenete più opportuno parlare, trattare? Ci sono delle domande che ci volete fare? Buonasera anche e diamo il benvenuto a Rossella Lombardo. Quindi scrivete nei commenti quali sono i concorsi più importanti in modo tale che ne parliamo insieme. Sul concorso di magistratura tributaria, ve lo anticipo già, in questo caso già si sanno molte cose. Perché è un concorso che prevede la laurea in giurisprudenza. Parliamo di 146 magistrati tributari, c'è una prova preselettiva, il diario delle prove preselettive sarà pubblicato il 27 settembre del 2024 insieme alla banca dati dei quiz. In questo caso anche qui c'è una prova scritta e poi c'è anche una prova orale. La domanda ancora deve essere però bandita, questo è chiaro, questa è solo una bozza del bando, ma già si sa qualcosa. Ok, non siate timidi, scrivete nei commenti, diteci quali sono i concorsi che più vi interessano, in modo tale che ne parliamo insieme. Oltre a questo, invece, quindi oltre al concorso Agenzia delle Entrate e anche oltre al concorso, quello là relativo al Ministero dell'Interno, che ora parleremo, poi c'è anche il concorso della magistratura ordinaria, dove ricordiamo i termini sono stati aperti. Al riguardo vi ricordo l'appuntamento di sabato 15 giugno alle ore 10, dove ci sarà Open Day del concorso in magistratura che noi stiamo preparando e ci saranno belle sorprese, perché avremo i studenti nostri che hanno vinto il concorso, avremo magistrati che andranno a fare le loro testimonianze. E avremo anche magistrati giovani che comunque procederanno a prepararsi nel migliore dei modi. Diamo il benvenuto anche a Yuli Yaral e a Gioiellino. Buonasera. E allora, il concorso Ministero dell'Interno è un concorso che è stato pubblicato il 27 maggio, il bando, buon pomeriggio a Gioia, buon pomeriggio anche a Antonio Page. Il 27 maggio viene pubblicato questo concorso per, pensate, 1248 posti. E la domanda può essere presentata entro il 26 giugno del 2024. In questo caso ci sono più profili dove è prevista una prova scritta di 40 quesiti a risposta multipla, più una prova orale, più la valutazione dei titoli. Quando vi parlo di valutazione dei titoli, è una cosa che io dico ogni volta a tutti i nostri corsi, alle nostre lezioni. Diamo il benvenuto anche a C289S. Perché è una cosa che dico sempre? Perché quando vi approcciate alla preparazione dei concorsi pubblici, uno dei primi aspetti che dovete considerare è proprio la valutazione dei titoli. Perché molto spesso nei bandi, anzi oggi quasi sempre, la valutazione dei titoli sta acquisendo una connotazione molto importante. Per quali ragioni? La prima, avere più titoli rispetto a un altro candidato vi consente la possibilità di aumentare il punteggio in graduatoria. Quindi immaginate per esempio di fare una prova e avere un tot di punteggio, dopodiché se avete tutti una serie di titoli richiesti dal bando, ovviamente il vostro punteggio in graduatoria sale e voi superate addirittura la persona che ha fatto un punteggio più grande del vostro. E allora la scuola Calamandrei ha tantissimi, ma tantissimi corsi che vi preparano e vi rilasciano delle certificazioni, certificazioni linguistiche come il C2, il B2,
informatiche come l'EIPAS o altre, abbiamo i master di primo e secondo livello, il mondo scuola, il CFU, quindi chi ha deciso di fare questa strada, quindi di fare concorsi pubblici, deve sapere che deve arricchire il proprio curriculum vitae con questi titoli che gli servono a fare punteggio. Pensate, addirittura in un concorso come ufficio del processo, un concorso importantissimo, la valutazione dei titoli è risultata come prova preselettiva. Cioè, pensate quanto sta diventando importante oggi avere dei titoli per poter partecipare ai concorsi pubblici. Diamo il benvenuto e buonasera anche ad Ari Lautano. Detto ciò, sul concorso Ministero dell'Interno, quindi ritorniamoci, ripetiamolo, parliamo di 1248 posti, scadenza della domanda il 26 giugno del 2024. Quali sono le materie comuni per le prove scritte in tutti i sei profili? Sono il diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, pubblico impiego. Per gli altri profili, oltre a queste materie, ci sono poi delle differenze che variano da profilo a profilo. Per esempio, il profilo economico-finanziario prevede la materia dell'economia politica. Il profilo di funzionario statistico, la materia della statistica, il profilo di funzionario informatico di statistica più project management, il profilo di funzionario tecnico, elementi di scienze delle costruzioni e tecnologia dei materiali, il profilo di funzionario linguistico, lingue straniere, e quindi vi ho fatto una panoramica generale di come è strutturato il concorso di Ministero dell'Interno. E oggi chi ci sta ascoltando, ripeto, sono 20 studenti collegati. Tra l'altro vedo e saluto, diamo il benvenuto a Erika Napolitano, a Simona Carfora, a Casillo Giulia e a Giusy Privi. Questo concorso, che ripeto, noi stiamo già preparando, quindi chi si vuole iscrivere, contattateci, lo potete fare già stesso adesso, mentre state parlando con me, o meglio, mentre mi state vedendo, se scrivete al numero WhatsApp o contattate i nostri canali social, numero WhatsApp, lo ripeto di nuovo, 377-312-6342, noi vi diamo già tutte le informazioni per iscrivervi al concorso del Ministero dell'Interno. Parliamo di 1248 posti, quindi è un bel concorso. E soprattutto sul profilo giuridico-finanziario, chi è laureato in giurisprudenza, chi è laureato in economia, è un ottimo concorso. E in più, un'altra cosa che vi voglio dire, importantissima, chi ci scrive nei commenti sia Instagram che Facebook la propria email, noi gli manderemo gratis le dispense per studiare questo concorso, la banca dati giuridica e pensate, una batteria di 56 simulazioni di quiz su ogni materia. Questo è un aspetto molto importante. Quindi, ci sono domande sul concorso Ministero dell'Interno? Vi ricordo anche, segnate la data, sabato 22 giugno, ore 10, Open Day, cioè faremo proprio una prima lezione. Ovviamente il consiglio che vi do, non aspettate l'Open Day del 22 giugno per iscrivervi, fatelo da subito, iniziate a studiare, contattateci e procediamo in questo modo. Aspettiamo giusto un minuto per verificare se ci sono delle domande, prima poi di procedere a parlare anche del concorso dell'Agenzia delle Entrate. Nel frattempo, vi ripeto, chi ci lascia l'email, chi ce la scrive nei commenti, noi procederemo e provvederemo a inviarvi tutte queste informazioni importanti e necessarie proprio per quanto concerne la questione legata al nostro corso e alle nostre attività. Oltre a questo, quindi lasciamo un minutino, vedo tanti studenti che stanno entrando benissimo. Allora, oltre al concorso Ministero dell'Interno, però c'è anche un altro concorso molto interessante, dove la scuola proprio di recente ha fatto una preparazione molto, ma molto intensiva, che è il concorso 80 funzionari di Agenzia delle Entrate. Tra l'altro, chi ci segue sa benissimo
che abbiamo invitato tutti gli studenti che hanno superato il nostro concorso a testimoniare, quindi a parlare della loro esperienza, di come si sono trovati, di quello che hanno fatto e soprattutto di come hanno studiato. Ricordo uno di questi studenti che diceva: io della contabilità non capivo nulla, non sapevo nemmeno dove mettere mano, ma grazie ai corsi della scuola, grazie al metodo Calamandrei e al team del Centro Studi Calamandrei, sono riuscito a superare questo concorso nell'arco di 2 mesi. Quindi quando a volte mi chiamate e dite: ma ho il tempo per potermi preparare? Io dico sempre: non è un discorso di quantità del tempo che avete, ma è un discorso di qualità, cioè di come quel tempo voi lo impiegate, di come lo utilizzate. È normale che se usufruite di tutti i servizi che noi vi diamo, che sono le piattaforme informatiche dove già trovate le lezioni suddivise per argomenti più importanti, quindi non avete quel problema nel dire: dove devo andare a vedere, quale argomento andare a vedere? No, ve li diamo già noi. Il supporto delle dispense, che naturalmente è fondamentale a quelli che sono gli ordinamenti, potete far abbassare la voce per favore, ordinamenti giudiziari. E infine, oltre a questo, abbiamo la possibilità poi di avere anche la batteria dei quiz, cioè avere una batteria dei quiz su tutti gli argomenti è molto importante. Ora, il concorso di 80 funzionari Agenzia delle Entrate è un concorso che innanzitutto prevede la possibilità di effettuare domanda entro il giorno venerdì 14 giugno 2024. Quindi c'è questa possibilità ancora di fare domanda, per chi non l'avesse fatto lo faccia. E ovviamente specifichiamo che questo concorso è per il profilo delle risorse umane, quindi Agenzia delle Entrate, profilo risorse umane, perché si sta parlando di nuovi bandi dell'Agenzia delle Entrate, quindi non facciamo confusione. È un concorso dove i titoli di accesso sono la laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, sociologia e psicologia. Ci sono anche delle lauree triennali, quali servizi giuridici, scienze della gestione aziendale, scienze economiche, scienze dell'educazione e della formazione. E infine, come si struttura questo concorso? Il concorso si struttura in 2 prove. La prima prova scritta, che è composta da quiz a risposta multipla, e la seconda è una prima prova orale, ovviamente sulle stesse materie oggetto della prova scritta. Anche in questo caso mi avete contattato in tanti. La scuola che cosa fa? Fa una preparazione anche per il concorso dell'Agenzia delle Entrate? Assolutamente sì. Noi facciamo una preparazione, non solo vi attiviamo queste piattaforme, ma faremo un vero e proprio corso e vi invito a partecipare sempre sabato 22 giugno alle ore 10, dove noi terremo la prima lezione, l'open day, sia del concorso Agenzia delle Entrate, sia del concorso Ministero dell'Interno. Ora, penso di aver parlato anche abbondantemente di tutti quelli che sono i concorsi in entrata e in uscita. Vediamo se c'è qualche domanda da parte di qualche studente, soprattutto se qualcuno mi chiede come iscriversi ai nostri corsi. Lo ripeto, potete contattarci sin da subito. Chi vuole avere il materiale gratis, delle dispense, dei quiz, delle banche dati giuridiche. Non sottovalutate la banca dati giuridica, ragazzi. La banca dati giuridica è un patrimonio fantastico che vi consente la possibilità di studiare le leggi già suddivise per argomento. E tra l'altro, la banca dati non serve solo a chi prepara un concorso, ma se vedo 20 studenti collegati oggi, altri in aula che saluto, serve anche a voi nella vita professionale. Se ci sono degli avvocati, dei praticanti avvocati, dei dottori in giurisprudenza, ma non solo, anche un laureato in economia, ma anche una persona diplomata che vuole avere padronanza del diritto, cioè vuole sapere quali sono i propri diritti. La banca dati giuridica è un patrimonio assurdo. Ovviamente, sotto questo punto di vista, è importante che poi ci contattiate proprio per avere questo materiale. Quindi scrivete le vostre email e noi vi manderemo tutto.
Ora, se non ci sono delle domande, noi possiamo procedere anche a salutarci e a vederci nella diretta poi della prossima settimana. Perfetto. Quindi procediamo in questo modo, diamo un minutino ai nostri studenti per vedere se ci sono domande, poi ne approfitto anche. Ah, sono entrati altri studenti su Instagram. Buonasera Alessia P, a Rosa Cino, ad Alicia Mattino, a Patrizia Piombino, a Mister Gin, ad Angelica Sorvillo, Imma Della Corte, a Sasha Nocera e Antonino Guerrera. E allora, vediamo se c'è qualche domanda. Nel frattempo i commenti su Facebook io vedo sempre il numero fisso. Altrimenti ci salutiamo e ci vediamo nella lezione della prossima settimana. E allora, non ci sono domande, io vi saluto, vi ricordo che questo sabato non ci sono appuntamenti con la scuola, quindi siete fortunati, mettiamola così. Noi ci vediamo direttamente la prossima settimana. Buonasera a Truglio Gennaro, con la lezione che terrò io e penso che la terremo molto probabilmente o di martedì o di mercoledì. Comunque vi invito sempre a seguire i nostri canali social, perché chi ci segue, noi ogni lunedì mettiamo proprio su tutti i nostri canali la programmazione didattica della nostra scuola e lì troverete per ogni giorno la lezione da fare. Quindi vi invito a partecipare e vi auguro buona serata.